Buongiorno, ciao ragazzi e ragazze. Qui è sempre il vostro barone chef della locanda del barone. E oggi un risottino d'eccezione. Eh sì, fa rima. Risotto di vega, direte. Chi è vega? Tuo amico? Una bella bionda? Una bella mora? Magari. Zio Stadura, se Dio bendessa me. No, il risotto di vega non è altro che il risotto di vega. No, è un risottino tranquillo fatto col pesto ai carciofini, quelli sott'olio, ai carciofi, col pesto, niente, niente di che. Ve lo descrivo velocemente. Noce moscata, olio evo, noce moscata, cipolla tropea. Fai soffriggere 5 minuti. Dopodiché ci butti questo pesto di carciofi e carciofini, se dipende come lo volete fare, uguale, cambia niente, il gusto bene o male è quello lì. Fate andare per 5-10 minuti. Peperoncino, io uso quelli essiccati, ce l'ho messo uno che sono piccolini, ma sono forti ragazzi, zio Banana ragazzi, zio Puledro e basta, l'altro zio è rimasto a casa. Vabbè, comunque. Naturalmente anche del prezzemolo tutto mescolato. Intanto si cuoce il riso, lo cuocio nell'acqua, un po' di bassamella, un po' di besciamella che fa tutto il, così viene tutto un pesto, non viene liquido, che è meglio così, vedete che non è liquido, è bello. Boh. Dopodiché quando il riso è cotto, prima che sia cotto, lo si mette in padella. E si finisce di mantecare. Io l'ho mantecato con una noce di burro, ma si può mantecare chissà, tanto poi con la noce di burro viene meglio, viene più compatto, diciamo. Ok, benissimo. Dopodiché, alla fine ci ho aggiunto ancora dell'altro prezzemolo e del parmigiano reggiano sopra. E il piatto è finito. La spadellata è pronta e si può spazzolare. Ok ragazzi, benissimo, vi lascio, me lo vado a pappare tutto, me lo vado a spazzolare e come sempre dice il vostro barone chef, un bacetto alle femminucce, dai che ci hanno già aperto le discoteche e si può tornare a vivere. Eh sì, va bene ragazzi, dai, buon sabato a tutti, buon sole, buon tutto, attenzione però, fate attenzione, ok? Ciao, 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 eh sì, ciao.